Noi adesso parliamo di una bellissima iniziativa che si chiama Racconta Raggiolo e ce ne parla Samuele Boncompagni. Ciao Samuele, benvenuto. Ciao a tutti, grazie. Una iniziativa che io ho definito bellissima, perché effettivamente così è. Ce ne parli? Di cosa si tratta? Beh, è un'iniziativa che è nata esattamente un anno fa, nel bene, ma potremmo anche dire purtroppo, nel senso che è stata una reazione, come dire, creativa a questa, insomma, pandemia che tutti noi stiamo vivendo, con cui stiamo cercando di convivere, però in una location particolare come quella del borgo medievale di Raggiolo, nella Val Teggina, che è una valle laterale, diciamo, a Casentino, che va verso le pendici del Prato Magno, quindi un posto molto suggestivo. La strada finisce lì a Raggiolo, e con la Brigata di Raggiolo, noi, come una delle scarpe diverse, ci occupiamo di teatro, da tanti anni collaboriamo, e quindi è venuta fuori l'idea di, per stare un pochino più vicini con tutti gli amanti di quel borgo, dell'atmosfera che si respira, del silenzio, della natura, di fare una sorta di richiesta di piccoli racconti brevi che parlassero di un ricordo legato a Raggiolo, di un posto, di un luogo, di un angolo, di un vicolo, di una delle tante bellezze storiche e naturali che ci sono dentro il borgo e nei dintorni. E incredibilmente ci ha stupito anche questa ondata di affetto, prima di tutto chiaramente alla Brigata di Raggiolo, ma chiaramente anche a noi, perché, come dire, ormai da tanti anni siamo ospiti, perché sono arrivati 82, se non ricordo male il numero esatto, comunque 82 piccoli racconti, piccoli ricordi, però, piccoli tantissimi. Pensieri, che tantissimi, bello. Perché comunque considera era la primavera dell'anno scorso, quindi eravamo tutti ancora un po' disorientati da quello che ci stava accadendo. E' stato talmente tanta questa generosità creativa che abbiamo pensato d'estate poi di trasformarla in dei piccoli video, dei piccoli clip video, non chiamerei proprio cortometraggi, che sono andati poi trasmessi all'interno dell'Ecomuseo della Castagna, che si trova all'interno appunto di Raggiolo ed è, diciamo, rimane aperto grazie ai volontari della Brigata di Raggiolo. Sono stati mandati in proiezione durante tutta l'estate, quindi i visitatori, chi ha la seconda casa, i turisti hanno potuto ascoltare questi racconti. E noi tra l'altro stiamo vedendo in onda questi video e sono veramente di una bellezza unica, raccontano perfettamente questo borgo, che è una bomboniera, è splendido, quindi è bellissimo, sì, riempirsi gli occhi con queste immagini. Esatto. Poi la cosa che appunto ci ha stupito, chiaramente, sai, quando uno è innamorato di un posto, alle volte, no, come lo sguardo innamorato, alle volte può distorcere la realtà. Invece, si è poco obiettivi. In questo caso, ci è arrivato anche da paesi lontani, perché comunque c'è qualcuno anche originario di Raggiolo che ormai vive in Australia, in America, e hanno scritto e per sentirsi vicini, chi ha soggiornato una volta a Raggiolo e ci ha tornato, chi ci ha soggiornato una volta e ha comprato casa, e quindi è stata veramente una grande gioia ricevere tutto questo. E quindi di contro noi, che, come dire, ci occupiamo delle cose più artistiche, teatrali, per conto della Brigata di Raggiolo, abbiamo pensato di trasformare, di dargli una nuova vita a questi racconti. E così sono nati questi video. Seconda ondata, terza ondata, ormai ho perso il conto, abbiamo pensato di dargli ancora un ulteriore, di rinnovare ancora questo progetto, e quindi sono state ripubblicate sul sito e sulla pagina Facebook della Brigata di Raggiolo, divisi in piccole clip, tutti questi racconti sono andati appunto online e sono stati votati. All'interno di ogni clip ci sono
più o meno 8, tra gli 8 e i 10 mini racconti, si poteva votare il nome dell'autore che piaceva di più agli utenti, e così ora siamo arrivati ai 10 finalisti. E quindi siete praticamente alle battute finali di questo progetto. Esatto, esatto. Quindi si potrà votare o commentando sulla pagina Facebook, quindi commentando, scrivendo il nome di chi, dell'autore che, o autrice che più ha colpito e più è piaciuto. Su quale pagina Facebook, Samuele? La pagina di La Brigata di Raggiolo. Perfetto. E, oppure mandare una mail alla brigata di raggiolo @gmail.com, scrivendo anche lì il proprio voto. Nell'oggetto uno può scrivere racconta raggiolo finale, e quindi così raccogliamo i voti, perché la nostra idea è, durante l'estate, che noi siamo assolutamente convinti di riuscire a fare almeno qualche evento, come siamo riusciti a fare l'anno scorso, vogliamo premiare chi riceverà più voti. Con la Brigata di Raggiolo darà un premio, diciamo, simbolico, ospiterà nella serata, però ci sembra un segnale importante in questo contesto e per tutta la storia di questo progetto, come ti ho raccontato, spero, insomma, nel miglior modo possibile. È un arco che è partito un anno fa e speriamo di chiuderlo in senso positivo questa estate, e chissà, speriamo. Poi ci sarà una seconda edizione, chissà. Io ti ringrazio tanto, Samuele, per essere stato qui con noi quest'oggi e per averci parlato di questa iniziativa, che è veramente bella e che vale la pena raccontare. Quindi tutti sulla pagina Facebook della Brigata di Raggiolo, così possiamo votare il video che più ci piace. Grazie Samuele, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Noi adesso ci andiamo a vedere lo spuntino di Riccardo Ciccarelli. Il tema è l'associazione Il Giusto Mezzo.